Ciao, benvenuti su MrGadget.tech. Non comprate un robot aspirapolvere se prima non avete visto questo video. Allora, benvenuti dunque sul nostro canale. Come al solito vi invitiamo a registrarvi, attivare la campanella, parlarne con i vostri parenti. Oggi in particolare se siete appassionati di smart home, perché non dovete assolutamente comprare un robot aspirapolvere se prima non avete sentito quello che abbiamo da dirvi. Davanti a noi ci sono due oggetti molto interessanti. Da un lato Roomba J7 e dall'altra Roomba Combo J7 Plus. Qual è la differenza tra i due? Questa aletta, che è quella che permette a Roomba Combo di lavare oltre che di aspirare. Ma non è questo di cui volevamo parlarvi. Per entrare nel dettaglio dobbiamo fare una magia. Abbiamo cioè sostituito i due dispositivi. Uno è il robot, dell'altro non vi sveleremo il marchio, ma vi faremo notare le differenze. Entrambi hanno una fotocamera frontale, eppure questa è una fotocamera frontale con illuminazione. Questo vuol dire che funzionerà anche quando sarà al buio, cosa che non si potrà fare con questo modello e con moltissimi dei modelli oggi in circolazione in formato low cost. E poi c'è un altro dettaglio da vedere, ma per questo dobbiamo girarlo. In realtà questi sono i dettagli fondamentali da guardare, perché bisogna guardare in particolare alle spazzole. Roomba infatti ha due spazzole in silicone che si adattano a qualunque tipo di superficie, e non solo, perché hanno una capacità di catturare lo sporco superiore rispetto a quest'altro dispositivo che ha una sola spazzola e che combina silicone e setole, ma in questo modo la polvere può scappare via dall'attività di aspirazione. E poi non solo, c'è un altro dettaglio importante: questo prodotto lava e aspira, ma come vedete la parte dedicata al lavaggio è data da questa pezza che rimane sempre presente sul dispositivo anche quando si vanno ad incontrare i tappeti, e questo diventa un problema. Completamente diverso invece è il sistema di Roomba Combo J7 Plus, che ha un sistema particolarmente intelligente in grado di riconoscere gli ostacoli come i tappeti, di ritrarre il sistema di lavaggio senza perdere acqua e ricominciare a lavare una volta che si raggiunge una superficie su cui si può utilizzare dell'acqua. Il funzionamento dunque è facile, esattamente come il sollevamento di questa aletta, che come avete visto dalle immagini poi viene messa nella parte inferiore del Roomba Combo J7 Plus ed è in grado di pulire le superfici che sono adatte ad un liquido. Come pulire? Beh, questo è molto facile, perché attraverso il serbatoio che raccoglie anche lo sporco c'è il serbatoio per l'acqua. Si può usare anche un detergente non schiumoso per migliorare la pulizia e anche la disinfezione degli ambienti. Ecco, vedete che vi stiamo mostrando un Roomba Combo con qualche segno di usura per darvi la prova che abbiamo usato veramente a lungo questo dispositivo, il cui punto di forza, oltre che nella meccanica, quindi i dettagli che abbiamo visto in precedenza, sta soprattutto nel suo software. Qui c'è iRobot OS 5.0, sistema operativo molto avanzato che è in grado ad esempio di riconoscere quando non c'è più nessuno in casa per avviare le pulizie. Non solo, perché tutti i prodotti iRobot sono compatibili con il nuovo linguaggio Matter, il nuovo protocollo Matter, quello della casa intelligente, che permetterà ai diversi dispositivi di interagire tra loro. L'applicazione di iRobot è veramente molto carina, permette di tracciare una mappa automaticamente, di separare i diversi ambienti, di tracciare le zone dove si deve pulire a fondo o quelle che sono da evitare. E non solo, perché tutto questo ovviamente con la combinazione anche con i diversi assistenti virtuali oggi in circolazione, per cui è possibile dire ad esempio ad Alexa con la voce di cominciare a pulire o di pulire anche
una specifica stanza. Non solo, perché sempre attraverso l'applicazione di iRobot è possibile fare un'analisi degli oggetti che vengono incontrati lungo la strada da Roomba Combo per aiutare a riconoscerli e capire che cosa fare quando l'intelligenza artificiale non riesce a comprenderlo da solo. Quello che è certo è che questo è programmato per evitare gli ostacoli, quindi evitare ad esempio di prendere la pipì del gatto e spalmarla per tutto l'appartamento, cosa che può capitare con altri prodotti in circolazione. Insomma, prezzo un po' più alto, ma un sistema molto più evoluto e più completo che si può acquistare anche con la base in cui scaricare direttamente il serbatoio della polvere senza mai doverlo toccare con le mani. Se state preparando un regalo importante, beh, questo potrebbe essere proprio una scelta speciale. iRobot Roomba Combo J7 Plus. A presto su MrGadget.tech.